Matteo Piano, un piemontese a Torino, che sensazione ti dà? Il piemontese a Torino? No, sono contentissimo di essere finalmente in Piemonte a giocare una manifestazione così importante. Io Torino la conosco bene, sono nato qua ad Asti, qua vicino, quindi meno male che ogni tanto la pallavolo a Torino ci torna. Una domanda che ti faranno tutti: chi verrà a vederti? Ma guarda, verrà la mia famiglia, che è sempre un po' restia, devo dire la verità. No, ma magari... Invece poi alla fine fortunatamente io mi occupo di prendere i biglietti e glieli prendo per tutti i giorni, infatti verranno tutti e tre giorni. Mia sorella è la più irriducibile di tutti perché viene da venerdì a domenica, poi vai, i miei migliori amici ci saranno, genitori, i miei amici, quindi no, sarà bello, sono contento che abbiano la possibilità di venire vicino perché mi seguono magari tante volte in capo all'Italia e stavolta siamo qua. A proposito di amici, uno dei virgolette segreti delle vittorie in Giappone è stato il gruppo. Un gruppo che si è ritrovato, che è stato compatto, ha saputo soffrire insieme. Come l'hai ritrovato questo gruppo a distanza di pochi giorni, ma in un altro ambiente completamente diverso? Hai detto veramente bene, nel senso che è stato il gruppo sicuramente un elemento fondamentale. Poi bisogna dare ragione a chi dice che il gruppo è più facile farlo quando si vince, quello sì. Io credo però che noi siamo stati un buon gruppo durante tutto il percorso che siamo portati fino in Giappone. Sicuramente l'altra settimana eravamo più stanchi perché è stata un'esperienza veramente tosta, impegnativa, e lo dirò sempre, ma fare una World Cup così impegnativa e non vincere una medaglia è dura, nel senso che la medaglia ti ripaga veramente degli sforzi immensi che uno fa durante quella manifestazione. E l'ho ritrovato bene, ho ritrovato un gruppo che si è allenato con della tigna in questi giorni, e questo è bello, perché vuol dire che ci siamo e siamo pronti ad affrontare una manifestazione importante con delle squadre che sono toste, perché l'europeo comunque è una manifestazione difficile, quindi siamo pronti. Tu pensi che questo secondo posto in Coppa del Mondo faccia vedere l'Italia in una luce diversa alle avversarie? Guarda, questo non lo so, l'importante è che faccia capire a noi che se lavoriamo duramente, se stiamo lì, possiamo fare bene. Poi di quello che pensino gli avversari io non ho idea. Sicuramente c'è da dire che ce la siamo guadagnata tanto questa qualificazione. Non era facile, abbiamo avuto avversari di grande rispetto che hanno giocato alla morte ogni partita, quindi sicuramente credo che se c'è una cosa che possono fare adesso i nostri avversari è giocare, continuare a giocare alla morte. Perché? Perché arriviamo da una bella esperienza, abbiamo vinto una qualificazione, quindi sicuramente, cioè, io avessi un avversario così avrei più gusto, no? nel batterlo, nel giocare bene.